Campioni di caccia agli insetti alieni di Ponti Pandi? Beh, no. Ma se a Ben servisse Neptune? Ha sempre Titan. E poi torneremo a riva prima che finisca di pranzare. Il timone di Neptune è molto simile a quello della barca di papà. Attivi il motore a curvatura, ingegnere Sara! Non mi piace per niente il motore a curvatura! Non avresti dovuto ridere del capitano Steel. Stavolta ha nascosto Dolly davvero bene. Acqua! Acqua! Ghiaccio! Brrr. Abbiamo cercato dappertutto! Mi è venuta un'idea. Prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Bingo! Che freddo! Tanto freddo! Forse dovresti guardare sul tettino di Jupiter, Elvis. Cosa? Fuochino! Fuochino! Fuoco! Fuoco! Trovata! Da quella parte! Stiamo ballando un po' troppo, Sara! Magari dovresti rallentare un pochino! Se rallenti adesso, Sara, loro ci batteranno! Gira a sinistra! Voglio dire, a tribordo! Intendi a babordo? Guarda! Sono i bambini con Neptune! E là, bambini! Aspetta un minuto! I nostri figli stanno guidando Neptune! E con i motori al massimo! Credo proprio che sia meglio chiamare Sammy il pompiere! Norman, Mandy, James e Sara si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Norman, Mandy, James e Sara si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune, alla ricerca di insetti alieni. Mi mancano i giorni in cui dovevamo salvare solo gattini sugli alberi. Rotta sulla terra. Non sono sicura di che direzione prendere. Non riesco a capire tutta questa strumentazione. Beh, andiamo di là. Credo proprio che sia da quella parte. Sei tu il capitano? Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline di Ponti Pandi. Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline. Attenta, Penny! Stiamo per arrivare su un terreno instabile. Mandy, sei ferita? Sam è pronto! La barella è pronta! Allora andiamo! Come sta il cavallo? Era molto spaventato, ma l'ho accarezzato e gli ho detto di non preoccuparsi. Oh, ben fatto, Mandy! Oh, il cavallo è tranquillo. Ora, diamogli una controllata. Ok, Mandy. Per portarti in cima e stare tranquilli, dovrai sdraiarti sulla barella. Sdraiati per bene. Ah, il cavallo è a posto. Siamo pronti per l'Argano di Phoenix. Spaventando il cavallo. Ferma, Phoenix. Ecco, calmo. Sam, io terrò il cavallo tranquillo mentre tu lo assicuri con le cinghie. Ma fallo lentamente, ok? Bravo così.
Resta calmo e tranquillo. Bene, è in salvo. Grazie, Lizzy. Un'altra razione di fagioli? Compari? Ne ho mangiati troppi. Ma guardate chi è tornato. Ci sono proprio tutti, eh? E abbiamo anche degli ospiti. Venite qui, avvicinatevi. Lo sai, non ho mai preso lezioni di equitazione. Mi dispiace di aver detto di sì. Mandy, non è una buona idea cercare di cavalcare un cavallo se non si sa come fare. Magari dovrei prendere qualche lezione. Credo che dopo tutto i cavalli mi piacciono. Sì, James. Quanti incendi hai spento nella tua carriera? Molti, James. Scommetto che non ne ha spenti tanti quanti lo zio Sam. Vado a chiederglielo. È così brava. Chi mi aiuta a illustrare le norme di sicurezza per il barbecue? Io! No, non c'è segnale qui. Devo cercare di salire più in alto. Attenzione, Arnold! C'è molto vento! Lo vedo, Elvis! Oh no! Magari sarebbe meglio se prima legaste la manica a vento in fondo al palo e la tiraste su come una bandiera. Oh, Sam! È molto astuto! Non hai detto che ti serviva la scala, Arnold? Sì, in effetti mi serve. Sì, James? Sì, no, Ellie ha spento moltissimi incendi. No, probabilmente non tanti quanto me, ma comunque tanti. Pronto? Non ti sento più, James. Zio Sam! Oh no, il segnale è sparito di nuovo. Forse dovrei salire ancora più in alto. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere le bombole del gas nel barbecue. E dobbiamo farlo con molta attenzione, soprattutto se siamo vicino a un falò. Lo faccio io! No, lo faccio io! Attente, bambine. Un momento, dov'è James? È andato da quella parte a cercare il segnale telefonico. Ok, voi restate qui e non toccate niente. Non ci vorrà molto. Sistemerò la bombola del gas per Ellie. No, lo faccio io. No, lo faccio io. Ma Ellie ha detto di non toccare niente. E da quando in qua obbedisce ai grandi? Ti ho detto di darla a me. Svelte, state indietro, indietro. E mettetevi sotto vento. James! James! Sono qua su. James, resta calmo, andrà tutto bene. Continua a reggerti forte con le mani e sposta il piede destro in basso. Ecco fatto, James. Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti. Ben fatto, James. Posso prenderti da lì. Ora lascia andare il tronco. Ti ho preso. Stavo cercando di chiamare Sam il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu. Sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam? Da quella parte, Gridlington! Non ci arriva, signore! Questa manichetta è troppo corta! Bene, c'è una sola cosa da fare. Dovremmo spegnerlo come ai vecchi tempi. Prendete tutti quanti un secchio! Facciamo una catena umana fino al lago. Cerchiamo un secchio. Bene, squadra. Dobbiamo assicurarci che l'area sia libera. Ricevuto, Sam. Tom, abbiamo un incendio al centro per le attività di montagna. Ci serve Wallaby 2. Ricevuto, Sam. Aiuto! Aiuto! Era la voce di James. James, Norman, ho bisogno che rimaniate calmi e che mi seguiate. State più bassi che potete. Va bene, pompiere Sam. Ah!
Sam! Via libera, Sam! La via è libera, Tom! Ricevuto, Sam! Pronti, squadra? Ora, passatevi il secchio proprio come nello spettacolo! Passa, passa, passa! Il secchio quello dopo! Passa, passa, passa! Passalo di là! Su, su, su! Mettici acqua fresca! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere mai! Oh, mio padre ne sarebbe orgoglioso! Fuoco è spento, gente! Suppongo che sia un buon metodo anche questo. È stato un vero disastro! Non sono riuscita a fare il mio grande numero! Norman Price, l'incendio l'hai provocato tu trafficando con il riflettore di James! Ma sembrava che lui non sapesse che io ero la star dello spettacolo! La star dello spettacolo di solito non dà fuoco a tutto il teatro, Norman. Oh, mi dispiace, pompiere Sam. Resterò alla larga dallo show business per qualche tempo. Questa è davvero una buona idea, Norman. Sam, ho avuto un'idea eccezionale per la produzione del prossimo anno. Oh, no, voglio dire, di che si tratta, signore? Il grande incendio al teatro di Pontypandy. Faresti la parte di te stesso. Ottima idea, signore. Sam, qualunque parte interpreti, finisce sempre con lo spegnere qualche incendio. Magari potremmo mettere su uno spettacolo dove non ci siano incendi. Wally Wizzo affronta il mago malvagio in un'epica e violenta battaglia a colpi di bacchetta magica! Non potrai scagliarmi un incantesimo contro, Lord Faccia da Serpe! Ah, sì? Mal di testa da gelato! Gambe a spaghettum! No, stop! Che c'è di tanto buffo ora? Mi dispiace, Norman. È solo che non sembra affatto magico. Va bene. Volete la magia? Ve la faccio vedere io, la magia. Stelline per effetti speciali! Prendi questo, Lord Faccia da Serpe! Ma cosa? Oh, credo sia meglio chiamare lo zio Sam. Ehi, ragazzi! Siete pronti per il trenino conga? No, per niente! Non ho proprio idea di come disattivarlo. E ci vorranno ore prima che Tom torni qui con il CD giusto. Stammi a sentire, accozzaglia di circuiti impazziti! Spegniti subito e questo è un ordine! Mi dispiace, Norris. Temo proprio di non poterlo fare. Adesso ti faccio vedere io. No, no, signore, non credo che modalità sia... Modalità festa in piscina attivata! Oh, per tutte le manichette intrecciate! Oh, tropicale! Oh, oh! Una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne e si sta propagando in fretta! Credo che oggi sarà una giornata faticosa. Ecco, ora è spento. Stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman. Scusa tanto, pompiere Sam. Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia. Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata. La scena finale sarà priva di pericoli, lo prometto. Bene, lo spero tanto. E ora? La scena madre del volo sul manico di scopa. Chuck 1! No, Norman! Quel cavo è davvero troppo in alto! Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici! Voglio che questo film diventi virale, hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet! L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba! Andrà tutto bene! In fondo, sono un asso della regia! Oh! Non riesco a guardare! Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood.
Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood. Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman. Sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Sdraiati a terra, Mandy, e resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. Oh, cielo! Ma cos'è successo? Norman ha quasi bruciato la nostra casa. Credo di essere malata. Devi esserti presa il raffreddore. Anche James e Anna si sono ammalati. Questo vuol dire che non sono Pondi, Norman. Sono semplicemente malati. Sì, lo sapevo. I razzi sono oggetti molto pericolosi, Norman, e non andrebbero mai accesi dentro casa. Mi dispiace, Sam. Credo che quel film pauroso fosse un po' troppo pauroso. So cosa ti farebbe dimenticare tutto, Norman. Una bella canzoncina. Oh, no. Quando il sole picchia forte. Faccio un festa sul mio yacht. Sveglia! Forza! Voglio un'estate a go-go! Questa canzone è addirittura più orribile del virus dei Pondi! Lo sai, Norman. Per una volta sono d'accordo con te. Allora, gli incarichi di oggi sono... Scusi, signore. Come stavo dicendo... Oh, santo cielo! Cos'è questo terribile fetore? Non guardi me. E neanche me. È davvero insopportabile! No, Sam, sei tu! Puzzi ancora come quel povero gatto nel tombino! Forse questo uniforme ha bisogno di più di una lavata. Bene, signora Grandi Senape, c'era una sola persona con il diamante quella sera. Chi? Cosa? Che cosa ha detto? Sta zitto e ascolta, Norman! Ci sto provando! Ma non penso sia stata quella persona. Io credo che sia stata... Ci rinuncio! Non solo è il gatto più puzzolente del mondo, è anche quello più rumoroso! C'è un particolare che mi confusisce. Lei è l'unica ad aver assistito alla scena. La 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 la. Upsi! Perché secondo me il colpevole non ha agito da solo. Ecco fatto! Pulita e profumata come un... Oh, magari no. Sta tranquillo, Sam. Ho un metodo infallibile per lavare i vestiti puzzolenti. Anche se credo che avrò bisogno della maschera antigas per questa volta. Cos'è stato? Perché il gatto è fuori dal trasportino? Norman, l'hai fatto uscire? Così puzzerà tutta la casa! Oh, shh. Stiamo per scoprire chi ha rubato il diamante Pinzi Bon Zombie! Va bene! Che è il vero colpevole, No! Stava finalmente per rivelare chi era il ladro! Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino! Va bene, lo acchiappo io! Qualunque cosa pur di scoprire chi è il ladro! Sta attento, Norman! Levami quella coda puzzolente dalla faccia! Ai! 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 Oh, quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi! Norman, è tutto a posto? Sto bene! Ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Ah!
Non riuscirò mai a prenderlo. Credo che abbiamo problemi più gravi. Chiamo mio padre. È chiusa. Siamo in trappola. Svelte, vi prego, fate qualcosa. Meglio chiamare Sammy il pompiere. Guarda, c'è qualcosa. Hai appena fatto una fotografia a una lattina. Scommetto che non hai fatto di meglio, Norman Price. Magari non ancora, ma almeno quando lo farò avrò tra le mani un bel video e non soltanto una fotografia sfocata. Sta tranquilla, Sara. Norman non riuscirà mai a filmare il mostro di Ponti Pandines. Guardate, Norman sta per filmare il mostro di Ponti Pandines. Cosa? Oh, non vedo l'ora di avvistarlo. Sta venendo da questa parte. Diventerò il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Cosa? Buongiorno, Norman! Ma tu non sei il mostro di Ponti Pandines! Ben fatto, Norman! Il cacciatore di mostri più famoso del mondo! Hai avvistato il mostro di Ponti Pandines lì sotto, Joe? No, non ancora, Sara. Ma ci proverò di nuovo dopo aver pranzato. Andiamo, Sara. Proviamo dall'altra parte del lago. So io dove poter girare il miglior filmato del mostro. E non è di certo dall'altra parte di questo lago. Gli avvistamenti del... Quella pala battifuoco è stata in televisione più di Penny. La telecamera amava la mia pala battifuoco. Non tanto quanto avrebbe amato Penny. No, davvero, Ellie. Ciò che importa è che abbiamo spento il fuoco. Importa è come. Dovevi esserci tu sul notiziario, non la pala battifuoco di Elvis. Penny, forse sarebbe meglio se andassimo a lavare Jupiter. Penso che sia davvero un'ottima idea. Sinistra! 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 Sinistra, non giù, a sinistra ho detto! Sì, Mandy, che succede? Norman, non puoi rubare il sottomarino di Joe, non è affatto giusto! Ah, chiudi la bocca, Mandy! Sei solo gelosa perché così io riuscirò a vedere il mostro e invece tu no! Aspetta, cos'era quello? Credo che il mostro mi sia appena passato accanto! Norman Price, riporta subito il sottomarino in superficie! Senti, non posso stare al telefono ora, Mandy! Sono impegnato in un'importante battuta di caccia al mostro! E poi manovrare questo sottomarino è più difficile di quanto pensassi! Oh, va a sinistra, avanti! No, fermo! Oh, indietro tutta! Mandy, potresti chiamare Sammy il pompiere? C'è stato un piccolissimo inconveniente! Hai rotto il sottomarino, non è vero, Norman? Solo un pochino, sì. Si sta anche riempiendo d'acqua. Tranquillo, mio piccolo cadetto delle meraviglie, ci siamo quasi! Wallaby 2 è ancora qui! Ce l'abbiamo fatta, mamma! Sono arrivato! Ma dove sono tutti? Sembra il rumore di un elicottero che sta spiccando il volo! Mi ricevete? Sono Tom Thomas e sto portando Wallaby 2 al centro alpino per le attività di montagna a prendere i cadetti. Passo. Mamma, dovevamo andare al centro alpino per le attività di montagna, non alla stazione di soccorso alpino! Torna indietro! Non ti preoccupare, piccolo angioletto mio. Riuscirai a salire su quell'elicottero. Conosco una scorciatoia. Forte! Ho i calzini tutti bagnati! Non potreste... Ok, cadetti, mettete giù le barelle. Oh, aspettate, non troppo veloce! Oh! Non avrei dovuto solamente occuparmi dell'equipaggiamento. Ben fatto, cadetti. Avete imparato come si scarica una barella, a portarla, a maneggiarla e a come legarvi i manichini. Manichini? E ora arriva il pezzo forte. Impariamo le procedure di sicurezza dell'elicottero
prima di farci un giro sopra. Sì! Oh, wow! Norman si sta perdendo una giornata davvero memorabile. Sì, scommetto che si sta annoiando. C'era l'ultima volta. E quando è stato? 10 anni fa. Frena, frena, frena! È quello che sto facendo! Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Norman e Dillis Price sono bloccati su un albero, dentro il loro veicolo, sulla scarpata, tra i boschi. Oh, santo cielo! E per la nostra ultima attività, un volo su Wallaby 2!